solidale. Si inaugura oggi il primo social market della Campania. Ci dà qualche informazione? Sì. Oggi inauguriamo una giornata buona perché anche Salerno vede l'apertura di un social market terza settimana. Che cos'è un social market terza settimana? È un luogo che raccoglie derrate alimentari da distribuire a persone che sono in grande difficoltà economica. Come avviene questo? Ovviamente con una valutazione attenta dei bisogni delle persone in base ad un'ISEE, una valutazione che la nostra assistente sociale fa a domicilio, si tiene conto della redditualità, della condizione anche del numero delle componenti del nucleo familiare. Ci sarà particolare attenzione a quei nuclei familiari dove ci sono molti bambini, proprio perché il cibo ai bambini non deve mancare. Credo che di queste esperienze ci debba essere un moltiplicatore nella provincia di Salerno e in tutta la regione Campania. Devo dire che da quando abbiamo, anche grazie ai social network, appostato questa notizia, ci stanno arrivando richieste da parte di tanti comuni e da parte di tanti territori e associazioni che vogliono replicare questa iniziativa. Quindi è un buon inizio, un buon modello sociale in una comunità che sicuramente si deve innovare socialmente. Consigliere Bernabò, stamattina si inaugura il social market qui a Mosca. Quali sono le iniziative che verranno attuate all'interno della Ma sicuramente è un'iniziativa di grandissimo interesse che merita l'attenzione. Il momento è difficile, per cui vedere questo lavoro straordinario che fanno le organizzazioni, le imprese sociali, le cooperative, le associazioni è qualcosa di straordinariamente bello ed importante. C'è questo lavoro di rete che fa crescere sempre più la nostra città, proiettarla nella città della solidarietà, e questo è un fatto importante, vuol dire che c'è grandissima cooperazione e condivisione in un momento difficile tra i cittadini salernitani per aiutare le persone in difficoltà. Io posso anche mettermi a te. No. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi che ha chiamato l'uomo a cooperare alla sua creazione sia con voi e con il tuo Spirito. O Dio, il cui Figlio ha riscattato e condiviso la condizione dell'uomo che lavora, associandolo all'opera della salvezza, confortaci con la tua benedizione, perché sia riconosciuta la dignità della fatica quotidiana, ognuno di noi, valorizzando le risorse del creato, collabori alla promozione della famiglia umana. Per Cristo nostro Signore, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci giuri in tentazione, ma liberaci dal male. Che la benedizione di potente, Padre, Figlio e Spirito Santo, ci rimane sempre. Amen. Auguri. Chi ha donato? Adesso la dottoressa Marino lo spiega. No, questa è per la stampa, signorina.